Bene, un saluto a tutti da The Wall 225. Come potete vedere, oggi non sono su Third Age o Bellum Crucis, ma su GTA 4. Ebbene sì, un gioco totalmente diverso. Non starò qui a cazzeggiare o a picchiare il primo pedone che passa come questo, ma vi mostrerò una mod che ci permetterà di impersonare un poliziotto, e si chiama LCPD First Response. Ma prima di cominciare volevo solo dirvi, come potete vedere anche voi, il dettaglio grafico e le texture non sono al massimo e non lo saranno mai, perché uno, il mio PC non lo permette, mi permette di giocare al massimo a configurazioni medio-alte, e due, Fraps è un mattone, la mod che sto per mostrarvi è un mattone, e anche ho installato un sacco di auto, un car pack, il più leggero che ho trovato, e poi ho modificato anche delle auto io. E quindi tutto questo va a appesantire notevolmente il gioco, le texture ogni tanto ci mettono un po' a caricare, ho messo la distanza al minimo per evitare, vedete però le texture ci mettono un attimo a caricarsi, però vabbè, io sopporto queste cose, cioè non... la mod è davvero bella, quindi vale la pena di essere giocata. Se voglio giocare senza queste cose gioco sull'Xbox che ce l'ho, e non cambia molto sinceramente, cioè non cambia molto il dettaglio grafico da qua all'Xbox sinceramente. Ma adesso, a parte questa piccola digressione sulla grafica, andiamo alla mod. Allora, come potete vedere, ho già attivato lo script che si attiva con Alt P. E dobbiamo recarci alla stazione di polizia più vicina. Io ci sono già qua, quindi andiamo. Come vedete, veniamo sbalzati dentro una caserma di polizia, una stazione, e noi dobbiamo andare nella porta davanti a noi per scegliere il nostro alter ego poliziotto. Adesso ci metto un po'. Ok, eccoci qua. Ok, allora questo non mi piace. Nemmeno il ciccione. Adesso quello che viene dopo dovrebbe essere il cazzuto. Adesso ci metto un attimo a caricarli. Su. Eccolo qua. Questo qua è il più cazzuto di tutti, questo. Vedete, occhi di tua di ghiaccio. Bello, mi piace questo. Ok. Allora, una nuova versione non è disponibile perché questa è già, come vedete, sotto è già quella che ho io, quindi non so perché venga scritto fuori, intanto scompare, non lo so. Comunque, come vedete, in questa stanza si può scegliere di avere un partner, ricaricare vita e giubbotto, antiproiettili, e adesso usciamo a scegliere la macchina e andiamo in pattuglia. Ok, come vedete anche le auto della polizia io le ho modificate, ve le faccio vedere. Qui c'è un Dodge, prima c'era una semplice Crown Victoria della Ford, molto bella. Un Dodge, come già fatto vedere. Uno Chevrolet Tahoe. Tahoe, come cazzo Tahoe, non so come cazzo si legga. Molto più bello di quello che c'era prima. Poi questa è la tamarrata che ho voluto mettere. Protect and Serve, è quella del gioco di Need for Speed. Una Camaro, mi sembra. Non lo so. E poi ci sono tutti questi furgoni di merda. E adesso dovrebbe esserci l'ultima, esatto. Che era già stata modificata dal car pack, ma io l'ho rimodificata. E ci ho messo questa bella auto dell'FBI classica, quella che si vedono nei film. Io, visto che voglio fare la pattuglia. Oh mio Dio, nera! Che figa è nera! Nera azzurra, eh? Scherzo, dai. Allora, ok, andiamo in pattuglia con questa. Il motore c'è. Facciamo inversione. Ehi, hey, yo! Yo, motherfucker! Dai, fatevi passare. Allora, ecco qua. Come potete vedere, abbiamo la prima chiamata dalla centrale. Ed è un caso di moleste domestiche, comunque di domestiche. Io premo Y. E adesso andiamo sulla crime scene. Scene, shine, shine. Sulla scena del crimine, insomma. È un po' pesantuccia questa macchina. Subito qua, fortunati. Pendejo tua mamma. Allora tiriamo fuori la nostra pistola che ho anche questa modificato. Oddio, eccolo qui, il pervertito. Guarda che faccia da pervertito che c'ha.
Alza le mani, fermo lì. Arrestato. Ma adesso sa che vieni qua che ti arresto. Abbiamo completato la nostra prima chiamata, missione, diciamo, sono le missioni queste. Dai, su. Ecco qua, adesso parte l'animazione d'arresto. E possiamo chiamare un bel trasporto prigionieri. Che non arriva, ogni tanto non si presenta, aspettiamo ancora un attimo. E poi facciamo una cosa molto saggia, perché sennò il gioco potrebbe buggarsi. Già crasha abbastanza, buggarsi. Già crasha abbastanza, io sono la legge, tu sei un figlio di puttana che stava molestando quella signora. Addio. E vabbè, così è la vita. Questo è anche il bello di GTA. Torniamo sulla nostra macchina nera-azzurra. Chiudi la portiera, santo cielo. E andiamo nel New Jersey. Che è un quartiere che mi piace di più in sto gioco. C'è la mito lì, vedete? Oh signore, questo! Tutti che mi suonano, scusate, lo so, passo col rosso. E comunque, lasciatemi dire la mia opinione. Questa è una mod, mo cioè l'idea della mod è ben fatta. È ancora un po' buggata, cioè crasha ogni tanto. Però c'è anche da dire che con computer più potenti non dovrebbe crashare. Col mio perché è un po' scarso, quindi. Però secondo me questa doveva essere. Quello passa col rosso. Questa secondo me doveva essere l'idea di base di Elena Elea Noir. Il gioco della Rockstar sui poliziotti. Invece secondo me è stato fatto male, cioè. Sembra un poliziesco, cioè un poliziesco. Deve essere un poliziesco, qua sembra un film. Con qualche parte giocata. Non un gioco con qualche parte filmata. Ed era un po' una stronzata. Cioè io l'ho affittato per una settimana. Avevo il diritto. C'è cioè un negozio vicino a casa mia, fa così. Tu lo affitti e poi se vuoi lo compri. Ma era una stronzata allucinante. Cioè, tu andavi in giro a cercare nel lerciume, nel sudicio. Nella merda così per cercare indizi, sì, è vero, lo fanno anche, però, santo cielo. Fino a un certo punto, non è che può essere tutto così, poi è ripetitivo. La città era morta, secondo me doveva essere come questa mod. Adesso, voi direte, tu non hai fatto un cacchio, sono solo andato ad arrestare un tizio e basta. Sì, però adesso vedrete che ci sono altre piccole belle. Delle altre piccole belle chicche. Ad esempio si possono fermare le auto, fare i controlli, si possono perquisire la gente. Vedete lì c'era un passante che faceva lo stronzo, infatti mi è venuto l'avviso. Che posso incontrare delle. Oh, affanculo, la mia macchina. È perché sei una zoccola, ecco perché ti succedono le ste cose. Dai, levati su. Levati col cazzo. Ecco, cogliona, bravo. Vedete, posso anche insultare i peri. Fa morire. I'm not fucking kidding, Elso! Per chi sa un po' di inglese, ha perfettamente capito cosa sta dicendo. In pratica gli sta dicendo che non sto scherzando, figlia di un'androcchia. Allora, tu stai guidando proprio male, anche se t'ho fatto io, quindi F10. You drive like a jackass. Mica se un poliziotto in Italia ti ferma così, va su tutti i giornali. Ask for the driver license. Chiede la patente. Carmelia Tucker. Sì, andiamo a controllare. Questa forse è la cosa ancora più bella, secondo me, cioè realistica, che succede, che uno va. Dai, su, entra nell'auto. Anche se è un po' stretto, dai, ci entri. Bravo. Ed è la cosa di andare a cercare sul computer l'ID della persona che abbiamo fermato. Per adesso io non ho ancora trovato due nomi uguali e ho giocato un paio d'ore. Carmelia Tucker. Tucker, ok. Questa è una santa, cioè io ho fermato una santa. Vedete, ci va a vedere lo stato della patente, le multe, le citation sarebbero le multe. E se c'è l'arresto, se bisogna arrestarlo. Questa è stata fermata solo una volta nella sua vita. Vabbè, gli diamo una multa. C'è sempre la prima volta nella vita, così ti fai. Ci fai riparare l'auto.
Ok, quindi gli diamo una bella multa, F9, issue driver citation. Dai. Perché non va? Ecco qua, è andato. Gliela diamo di 60 dollari. Adesso dovrebbe iniziare a gesticolare, grattarsi le palle. Have a nice day. Il driver ha pagato e quindi lui se ne può andare tranquilla. Una gemellina. Che bello, c'hanno i numeri diversi sopra, non ci avevo fatto caso a sta cosa. Molto bella sta cosa, non ci avevo fatto caso. Adesso continuiamo sulla nostra autostrada. Usciremo appena possibile per andare nei quartieri industriali. Oddio! Curva fatta malissimo. Cos'è tutto sto casino? Bam. Oh, eccoci qua. Questo è carino, è un minigioco che hanno inventato loro. Lasciamo qui la nostra macchina. Procediamo con cautela perché prendiamo la nostra pistola. Avanziamo un po' celeri adesso. Eccolo qui. Attenzione che è pericoloso. Hold the suspect at the gunpoint. Pare che devo puntarlo. Vedete, io devo schiacciare E quando la barra è al centro. Drop it. Vedete, se sbaglio. Sono arrivati anche i rinforzi. Non vuoi essere un cop killer? Pop? Dai, ce la facciamo. Dai, perché non va? Dai, perché non va do not use ma. Ma cazzo. Minchia, non finisce più sta cosa. Non so perché sono arrivati quegli altri due coglioni. Dai, ce l'avevo quasi fatta. Quanto cazzo ci vuole? Oddio, sta perdendo. Eccolo. È rosso, non è possibile, no? Ma minchia, io schiacciavo E, non andava, boh. Chissà che cazzo gli è successo. C'è l'altra pistola che ho moddato. Ma comunque, schiacciando E, in teoria dovresti riuscire a salvarlo, però. Io schiacciavo E, questo non mi dava segni di vita. Comunque, figura di merda, figura di merda. Ok, eccoci qua. Spegniamo le nostre sirene. Ma secondo me è perché sono arrivati due soci di zona che non dovevano arrivare. Ah, però questo qui che si è ribaltato così. Complimenti. Tu rendi onore alle nostre forze di polizia. Bravo. È rosso. Comunque, ad esempio, fare il bravo poliziotto, fermarsi i rossi e fare altre cose ti fa un po' vedere com'era la città. Io, ad esempio, quando giocavo andavo in giro e ammazzavo tutti, non è che fermavo i rossi, guidavo come un pazzo. Fermandosi ai rossi, comunque andando piano, ti rendi conto del lavoro meticoloso che hanno fatto la Rockstar. Vabbè che è una, penso sia una delle poche davvero ultime case videoludiche di davvero brave, cioè che fanno i giochi. A parte Alienware, ma gli altri sono dei sempre stati dei capolavori, cioè. E nessuno può smentire questa cosa. Vorrei fermare un polizio, un motociclista, ma domestico, vabbè, andiamo a fare sta roba, se no rompe il cazzo. Mi continua a chiamare sempre per la stessa cosa, se no.
levati. Vedete le texture ogni tanto. Manna puttane. Poi lo trovo divertente. Soprattutto ho giocato con tipo a turni. Perché c'è anche il multiplayer a distanza. Però i miei amici non ce l'hanno per il computer GTA. E anche giocato solo di fianco con un amico. E a turni tipo a fare cazzoni. Oh, ammazzalo, arrestalo! Diventa una cosa carina e interessante. Drift. Benvenuto di merda. E sgarra con sta macchina, zio. Ah, questo mi sa che è quello buggato, che ho già trovato, buggato, non buggato, scusate. Sì, che vola in aria. Vola! E non fanno niente. Questi sono un bug, vedete, c'è qualche bug ogni tanto, ma è normale, è una mod. Vedete, io lo punto solo. È finita la missione perché non si picchiavano, in teoria devi salvare la tizia se non l'ammazza. Che cazzo ha detto? Questo si merita un cazzotto in faccia. Eh? Io sono. Tutti sanno della brutalità della polizia. Prima che arrivi il tuo trasporto ti pesta sangue. Così ci penserai due volte la prossima volta prima di picchiare qualcuno. Adesso devo andarmene perché sta arrivando. E sono i miei superiori mi fanno il rapporto. No, no, tu proprio con questa faccia da guardate che io non ho pregiudizi verso nessuno, questo è proprio un drogato. Quindi lo perquisiamo. Vedete, adesso vi faccio vedere un'altra caratteristica, ovvero che si può perquisire la gente. Dell'host, quelli della. Come si chiama? Del DLC. Dai, su, perquisiamoli. Dai, trovagli una pistola che lo ammazzo questo, dai. Stavano sul cazzo, eh. Sì, sei clean ma non mi piaci lo stesso, quindi potete fare questa cosa, siete la legge. Vedete, lui non ho trovato niente, io sono la legge. Non mi piace la tua capigliatura, tutti sti tatuaggi, hai 90 anni, trovati un lavoro, cazzo. Posso decidere di portarlo personalmente alla polizia, infatti è quello che farò. Mi assicurerò che venga assicurata la legge. Dai, cosa fai? Hai problemi? Sì, certo, tu sali davanti, ti siete tolto le manette. Allora? Bravo, sali di. Meglio se sali dietro, va? Adesso vi assicuro che fa un po' il. Oddio, non volevo farlo. Ho smontato una portiera di un mio collega. Vi assicuro che fra qualche istante il gioco crasherà, secondo me. Sta già durando più del previsto, almeno. Di solito crasha a questo punto. Poi anche con Fraps sotto, quindi è ancora più pesante. Eccoci qua. Vedete, le texture ci mettono sempre di più a caricarsi. Siamo arrivati, dobbiamo scendere. E passare sul coso rosso. Magicamente lui scomparirà. L'abbiamo assicurata alla giustizia. Le migliori cose da fare che abbiamo fatto io e mio amico è fare le retate alle prostitute. Andare dove ci sono le prostitute e fare le retate. Ne abbiamo caricate tipo 12 in una ventina sopra una macchina, un furgone. Adesso vogliamo provare un. Oh, se non me lo chiamavai affanculo. Ecco, ogni tanto ti chiamano per finta, disguard. Ecco come avevo detto. Ah no, è solo lag, che culo. Forse il lag sta annullando il crash. Adesso fermiamo un altro bastardo in. Volevo far vedere un inseguimento se ne capita l'occasione. Andiamo a fermare quel figlio di puttana laggiù. Mio macchinone. Ma ti puoi fermare qua? Sempre bello.
potrei sentirlo 200 volte e non mi stancherei mai. E poi questo è cazzutissimo, sto poliziotto. È un gangster. Ehi, Ader. Ehi, nigga. Fugo razzista. Bravi, passano anche di fine. Whitney Hewitt. Cosa sei, il tennista? Layton. Andiamo a controllare, speriamo che scappi. Get out of your car, asshole. Allora, non è andato stavolta. Ai ai ai, mi puzza di crash. Motherfucker. Allora, Whitney. Che canzone è questa? Beat. No, aspetta, scrive. Dai, cancella. White, ne è giusto? Hewitt. Hewitt. Ma perché non ha preso la H? Hewitt. Dai. Eccolo qui. Speriamo scappi, vi prego. Vedete, stato di licenza revocata. Citation, multe 4. C'è necessità d'arresto? Sì. Time stop 7. Mica questo è un figlio di puttana. Ehi, nigga. Non ti venga in mente di scappare? Dai, su qua quello del Range Rover deve fare lo stronzo. Prendiamo il fucile a pompa, mettiamogli pressione. Scappa. No, non scappa, che sfiga. Perché mi ha tolto l'arma? Arrestato. L'auto, vabbè, è scomparsa perché eravamo troppo vicini. E poi c'è st'altro negrone qua che non vuole togliersi dal cazzo. Chiamiamo un prisoner. E lo lasciamo qua, me ne sbatto se non arriva. Comunque avete visto, può succedere che la patente è revocata, c'è bisogno di arresto. Può anche capitare che tipo tu fermi tutti. Adesso proviamo a farlo. E prima o poi qualcuno non si ferma. Sta solo laggando, per fortuna non sta crashando ancora. È rosso! Oddio! Però quell'auto ridicola lì la fermiamo. A me non sembra tanto side però sta roba. Vedete le texture lì, ci dovrebbe essere un recinto, mi sa. Ah no, è proprio così. Ehi, ciao, F12. You want some fucking trouble? Ma di nuovo sto nigga. Secondo me vai, non ci voglio andare a cercarla. Facciamolo. Sei ubriaco, sì, ti ho visto che sei ubriaco. Un altro arrest. You got some trouble, hell, so... Beh, you're innocent, quello te lo dici te. Ecco, questo qua non mi piace proprio per niente come ha parcheggiato la macchina vicino alla mia. Vedete, ogni tanto viene veramente il trasporto del prigioniero. Vedete, c'è il puntino sul radar. E sta arrivando. Vedete, adesso lo pigliano e lo portano in caserma. Ciao ciao! No, tu non hai capito più un cazzo alla vita. Ma ancora di... ma di nuovo? Che palle, perché succedono sempre le stesse cose? Perché diciamo che le chiamate sono a livello, cioè prima c'è il litigio domestico, poi ti chiamano per magari lo scambio di droga, poi per la sparatoria, per magari il trasporto di un prigioniero. Col furgone, quello vero, però non con, come facciamo noi. Che chiamiamo? Ah, sono dentro lo strip club, i pervertiti. Ah, vecchi maiali. Pull the van.
Dove sono? Mi dice che sono qui. Infatti non sono qui. Sono la bastardo! La sta ammazzando a sangue. Dove cazzo che deve andare questo? Sta sparando, sentivo dei colpi. Boh, sarà qualcuno. Un altro dei Lost, vedete, sono dei pervertiti quelli dei Lost. Maialoni. Eccolo lì! Minchia, sono in tre, oh! Dio santo! Bisogna di aiuto qui. Tu non hai capito più un cazzo. Stai qui tu. Security, ma sta scherzando qui. Oddio! Vedete, ho messo la modalità difficile della mod, che in pratica se ti sparano muori, stronzo. È vivo ancora? No, gli ho sparato dall'arteria, è morto. Vabbè, il tuo amico invece è stato più ragionevole e ha scelto la via del dialogo. Ah, ti senti potente con quel distintivo? Sì, mi sento molto potente, bastardo. Adesso vedete, questo è più che altro per il vostro partner, se ce l'avete scelto di prenderlo. Questo è Oye e tua mamma. In pratica facendo Alt M, il poliziotto, adesso sono troppo lontano, ok. Tenterà di rianimarlo. Come back to me, mi sa che... La vedo difficile che tornerà indietro. E comunque è una cosa realistica, se vuoi proprio fare il poliziotto per bene, quando spari a uno ed è ferito, lo rianimi e lo arresti. O chiami semplicemente l'ambulanza. Può anche chiamarla. Mi sa che qua... Bastardo cane. Non torna in vita. Ahia, mi ha spezzato un braccio. Infierire sui corpi. Quindi niente, abbiamo fatto il nostro dovere, abbiamo arrestato due tizi e uno non si arrendeva. Ok, riprendiamo il nostro giro di pattuglia. Questo con la mitra è aggressivo. Mettiamo la freccia e giriamo. Cazzo fa sto poliziotto? È quello che deve andare ad arrestare il nemico. Devi fare il giro, bomber! Mi sa che fa un po' crash perché quelli lì non ce la fanno andare a arrestarlo, stanno lì tutto il giorno. Qui i rossi ormai sono andati a farsi benedire, vabbè. Questa è proprio una zona brutta, non mi piace proprio per niente. Dove proprio non vorrei vivere. E certo, c'è uno con l'escalade grosso. Ecco, crash. Ah no, è sempre lag. Non mi è mai successo che laggasse così. Di solito quando fa così, crasha. Si ricomincia la partita molto allegramente. Excuse me, motherfucker. Potremmo anche fermare il tir. Sì, poi occupa tutta la strada. Dai, muoviti su, non c'ho tempo da perdere. Sorpasso azzardato, quel rosso addirittura! Mi ha rotto la freccia, bastardo. Ah, questo c'ha la macchina rotta, cosa c'ha? Ehi, fermati qua. Pull over, bitch! Exit to you. Oh, questo si è fermato almeno in maniera decente. Oh mio Dio! Via! Cristo santo! Ecco, vedete? Cioè, ho messo la modalità difficile. Quindi quando ti sparano è praticamente fatta. Cioè, devi coprirti subito, togli col partner. Ti aiuta perché non ti uccide. Comunque avete visto, può succedere anche questo, che uno lo fermi, gli chiedi qualcosa e bam! Ti spara.
Comunque direi che per questo magari primo episodio di questa nuova serie che voglio fare, perché mi diverto un sacco io. Fermati, figlio di puttana. Oddio! Ok, sono morto due volte, la mia figura di merda me la sono fatta. E quindi direi che per questo video è tutto, ragazzi. Se vi piace, ditemelo. Ditemelo, sto imparando, vedete, muoio un sacco di volte e tutto. Quindi se vi piace, fatemelo sapere e alla prossima. Ciao ciao!